Obbligo di mascherina H24 anche all'aperto e tamponi rapidi a disposizione delle scuole. Lo stabilisce la prima ordinanza a firma del neopresidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in vigore dalla mezzanotte del 4 ottobre. Il provvedimento è stato firmato dopo una riunione con i vertici della sanità marchigiana per fare il punto sull'evoluzione dell'emergenza Covid-19 a livello regionale. Il dispositivo di protezione dovrà essere indossato durante l'intera giornata, sia nei luoghi pubblici al chiuso, così come era già previsto, sia all'aperto, compresi negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, quando, in caso di formazione di assembramenti, anche di natura spontanea. Per i trasgressori sono previste multe di 400 euro. Proseguiranno dunque i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto della normativa e fronteggiare il pericolo contagio. Ad Ancona sono già scattate le prime sanzioni, l'obbligo però rimane escluso per i bambini al di sotto dei 6 anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio di attività motoria e sportiva. Ognuno di noi, ha dichiarato Acquaroli, può contribuire alla prevenzione sulla quale dobbiamo continuare a tenere alta la guardia. A questo scopo l'ASUR si è dotata di tamponi rapidi che potranno essere utilizzati già dai prossimi giorni per eventuali casi sospetti nelle scuole, con l'obiettivo di accorciare i tempi di risposta. D'accordo con l'ordinanza firmata dal governatore, tutti i mondolfesi che abbiamo intervistato sull'argomento, particolarmente sentito dagli anziani. Se non vuoi rischiare, devi mettere la mascherina. Siete ancora preoccupati, visto che sì. Ci sono questi contagi in molto. Leggero rialzo? Molto, sì. Siamo preoccupati per l'avvenire anche dei nostri figli. Io sono d'accordissimo con questa pandemia, è un macello, poi io sono un anziano e ho paura tanto, una tutela in più. E ci vorrebbero anche i guanti per essere più sicuri. D'accordissimo, rispettata da tutti soprattutto, perché vediamo tanta gente in giro che purtroppo fa finta di niente. Quindi, e poi magari per errore una volta che non la indossi sei il primo che ti fregano. Quindi, ci vorrebbero più sanzioni? Ma... più sanzioni non servono, ci vorrebbe più testa della gente. Mettere la mascherina non ci costa niente e ci tutela, di conseguenza, voglio dire, per me è giustissimo, ecco. È troppo eccessivo, però va bene così perché non si sa mai. Dà fastidio, dà, però qualcuno dice che magari con l'anidride carbonica che fa piuttosto male. Fanno bene quello che fanno. Anche secondo lei? Sì, sì, ritengo anch'io che è meglio così. Se ci riusciamo a smaltire un po' questa cosa, perché sennò qui facciamo una finaccia. Che la gioventù deve avere un certo riguardo, un certo rispetto per gli anziani che troverà a casa sua. Perché poi a casa dopo c'è sempre l'anziano da qualche parte, no? Sempre portata. Funzionasse almeno. Però ormai ci siamo abituati, questo è il minor dei mali. Secondo lei dovremmo portarle ancora per molto? Penso di sì, fino alla fine di dicembre sicuro, sperando che il 2021 cambia l'anno, cambiasse meglio.